Ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog che inizia nel mio bagno. Allora, ragazzi, volevo parlare di questa cosa del Natale, di Capodanno. Volevo sapere, voi come vi organizzate con i bimbi piccoli? Cioè, mi interessa capire questa cosa perché io sono nuova in questo dilemma sui bambini. Nel frattempo mi vado a fare la mia routine viso e vi faccio vedere i prodotti al cocco di Hello Body che a me piacciono tantissimo. In tanti mi avete chiesto, mostracele anche in un video tutta la routine completa. Allora, questo set che vi faccio vedere si chiama Coco Viva Set, è stupendo ragazzi, tutti i prodotti al cocco, naturali e profumatissimi al cocco. Allora, c'è la Coco Fresh con cui bisogna lavare il viso. Pensate che io queste qua, guardate, io ne consumo tantissime, sono troppo troppo buone queste qua e servono appunto per lavare il viso, una mousse così soffice e profumata che la uso sempre ogni mattina e sera. Dopo aver lavato il viso, nel set trovate tutto quello che vi serve per la routine, è fantastico questo set ed è molto molto purificante, quindi ve lo consiglio proprio per avere una pelle bella, luminosa e pulita. Coco Calm è il tonico che vado ad applicare subito dopo, però adesso vi faccio vedere anche la maschera, poiché ragazzi ho un po' di punti neri eccetera, perché mi è venuto il ciclo, mi è tornato il ciclo, cioè praticamente Daniel ha compiuto 2 mesi e il giorno che Daniel ha compiuto 2 mesi a me mi è tornato il ciclo e quindi praticamente mi sono tornate tutte le cose del ciclo, quindi anche le impurità, la spossatezza, tutte le cose, però non tanto doloroso. Questo messaggio anche per chi aveva problemi di endometriosi come me. Nel frattempo mi applico la maschera Coco V con il pennello, sempre questo di Hello Body. Anche questa maschera che è buonissima ragazzi, è super purificante, guardate, io l'ho consumata tantissimo, è molto molto buona, contiene sia caolino che argilla rosa, è molto molto buona per eliminare i punti neri, le impurità, ma anche i brufoletti, le macchiette, tutto. Comunque vi dicevo ragazzi, per chi come me aveva problemi di endometriosi, alcune mi dicevano che dopo la gravidanza non si avevano più i dolori esagerati come prima. Adesso devo andare a fare il controllo da ginecologo, però vi dico, non voglio cantare vittoria, ma davvero questo fatto dei dolori, almeno per adesso, non mi ha, cioè l'ho avuti però non tantissimo, quindi non so. Comunque, voi fatemi sapere a voi cosa è successo dopo la gravidanza, cambiano tante cose, ho notato questa cosa, e anche questa cosa del ciclo. Comunque, vi farò sapere dopo il controllo. Il pennello sempre lo sciacquo, ovviamente, lo lavo e lo metto ad asciugare. Comunque ragazzi, adesso che si asciuga la maschera, vi dico che su questo set c'è un bellissimo sconto del 40%, quindi potete approfittare per prenderlo. C'è anche lo struccante Coco Melt, che è un burro struccante, c'è di tutto in questo set. C'è la crema sia giorno che notte, questa crema giorno è leggerissima, è molto purificante, quindi ottima base trucco, la crema notte, c'è di tutto. Sono tantissimi prodotti in questo set e lo potete avere scontato con il codice Carlita Special. Allora ragazzi, vi dico, poiché la settimana del Black Friday ci sono un sacco di sconti e Hello Body ha deciso proprio di mettere uno sconto esagerato, col codice Carlita Special avrete il 40% di sconto su tutto il sito con minimo di spesa 79 euro, quindi potete fare scorta. Allora io vi consiglio questo set Coco Viva Set perché secondo me è completo e dentro c'è tutto quello che vi serve per la routine, per la skin care, per il viso, quindi lo avete scontato al 40%, lo pagate pochissimo e poi potete anche prendere prodotti singoli, quello che volete, basta che superate 79 euro e avete il 40% di sconto, quindi ottimo. Carlita Special il codice, quindi in box informazione direttamente il link della promo, così voi cliccate sopra e accedete direttamente alla promo e vi ricordo il codice Carlita Special. Adesso lasciagino un po' la maschera, nel frattempo c'è Daniel che praticamente sta sulla sdraietta e si sta quasi per svegliare, quindi praticamente ho pochissimo di tregua, la faccio stare questa già 5 minuti, già è super efficace. Se metto la Coco Day, ho appena tolto la maschera, questa crema è buonissima, vi dico, una crema leggerissima, è sempre contenuta nel set, quindi vi ripeto, se prendete questo set che vi ho consigliato, Coco Viva Set, avrete tutto e lo pagate pochissimo, 40% di sconto, buonissima. Invece
Per la notte, sempre nel set, c'è la crema notte Coco Soft, che è buonissima, anche una crema molto perfezionante. Adesso mi vado a vestire perché praticamente sono in ritardissimo, cioè con Daniele, che praticamente lui ogni 3 ore, ma lui anche prima perché è un mangione, ha fame, io praticamente devo scansionare tutto quello che devo fare cercando di far coincidere con le sue poppate, vabbè, è un casino. Adesso mi vado a vestire, poi voglio andare in questo grande negozio che voglio far vedere, quindi cose di Natale, e voglio fare l'albero. Ragazzi, guardate che bel pranzetto ha preparato il nostro Army, eccolo, buonissimo, salmone, riso e zucca, vero? Hai fatto tutto tu? Si è assunto. Bravo, ti assumiamo come cameriere cuoco personale. E stavamo parlando del tabasco, amore, mi hai fatto un effetto addosso. Mettiti capotto. Comunque il tabasco verde, mi chiedeva Army, vi dico ragazzi, è molto più delicato il sapore. Quindi provatelo, è molto più buono. Ovviamente. Ti fidi di me? Mm-hmm. No. Vabbè, buon appetito. Comunque è buono questo pranzetto. Amore, tu sei arrivato in paradiso pescando, perché noi non te lo volevamo fare a te. Poi sei venuta, hai detto Armando, allora lo dobbiamo fare anche a Dario. Tutto mi chiamato. Ciao ragazze, oggi faremo l'albero di Natale, un po' in anticipo. Però diciamo oggi è un anno speciale, cioè quest'anno è un anno speciale, comunque c'è una cosa nell'occhio da 2 ore, mi fa malissimo, vabbè. C'è Daniele che sta facendo cacca, da stamattina non la riesce a fare, e noi stiamo facendo l'albero di Natale, vero amore? Noi, quando dici noi chi? Noi, sì, tutti! Ah, certo, non la so. Fortunatamente i nostri amici stanno dando una mano, e io ho preparato la tavola. E ho messo queste qua nelle buste. Questi sono buonissimi, ragazzi, non potete immaginare. Adesso ve li faccio vedere. Dobbiamo iniziare la dieta fra qualche giorno. Di qua, amore, sal. Eh no, Giusy! Vai, amore. Lasciamolo accelerare. Bravo. Ok. Ecco tutti i nostri Babbo Natali, le nostre calze. Dobbiamo comprare un'altra per Daniel. Sta venendo bellissimo, amore, questa. E poi abbiamo comprato una cosa nuova. Vero, amore? Fai vedere come fa. Accendilo. Questo invece l'abbiamo preso a Gallipoli. Ti ricordi, amore, in quel negozio di... com'è bello. Questo poi, se sbattete le mani, cambia canzone. Amore, sbatti le mani? No, ah, ok. Ragazze, guardate io quante belle cose ho preparato: il prosciutto, la ricotta, le olive, i taralli con le mandorle, il pane, le patatine. E non finisce qua. Anche la lasagna, la parmigiana, le pizzette. Cioè, ragazze, sono state tutto il giorno a cucinare per fare queste cose. Tutto fatto da me, non è vero, scherzo. Abbiamo comprato, bello e fatto, ogni tanto ci sta, dai. Però quante cose buone. È venuto bellissimo quest'albero. Complimenti a me. Amore, l'ho fatto bello. Sì? Ragazzi, sto stanchissima. L'albero proprio bello, mi piace. Questa l'abbiamo fatta a Amsterdam. L'abbiamo presa, diciamo. Questa a Roma, c'è questo negozio molto carino. Questo qua anche. Questo qua invece a New York, vero? Questo è pure un altro a New York. Dov'era? Dov'è? Questo l'abbiamo presa da qua. Qua? Andiamo. Questo qua si è girato perché c'è sto... È New York. Secondo me, ragazzi, il bello dell'albero, correggetemi se sbaglio, è quello che è quello che
Bisogna non mai cambiare le palline, perché proprio quello ricordo che tu da 10-20 anni aggiungi ma non butti mai, e ogni pallina, ogni cosa ti ricorda un luogo o un momento che tu l'hai comprato, vero? Bellissimo. Poi una cosa bella, questo qua che c'è sotto, vedete? Finalmente l'ho trovato, ho girato tutto il mondo per trovarlo. Ah, perché odiavo vedere quei ferri. E poi ho messo anche il recinto. Comunque è venuto bellissimo. Sono piena di me. No, e lui ride. B, I, N, J, O. B, I, N, J, O. Questa che capelli qua? Ti dire come arrivi? No! Lascia proprio, lascia. Lascia, Daniel. Lascia le capelli, lascia papà, lascia. Vai. Io non so ci sta scattando. Ragazzi, adesso vi facciamo vedere, c'è Dario che mi riprende, l'ordine che ho fatto da H&M. Scusate l'aspetto, ma vabbè, appena fatto il bagnetto a Daniel, vero amore? Siamo praticamente distrutti. Stanco amore? Sì. Anch'io. Comunque ho preso queste cose da H&M, tutte per Daniel, e ve le volevo far vedere perché io compro sempre un sacco di roba per lui, ma ogni volta ho la foga sempre poi di mettergliele, quindi non ho il tempo di farvele vedere. Adesso approfitto e ve le faccio vedere. Allora ho preso questo che è troppo carino. Il mio amore tra l'altro lo sta scrivendo adesso, vero? Sì. Allora, puoi parlare? No, sono stanco. Mio amore sta scoprendo adesso le cose perché lui non lo sa, ha fatto da sola quest'ordine. Che bello. Allora, questa qua è una tutina, vedi, c'è pure la codina. C'è pure la codina. Tipo un orsetto di questo colore, tipo tortora. Vedete con le orecchiettine. La cosa bella, secondo me, si può mettere anche come tutina, tipo per stare in casa. Sì. O comunque è molto molto calda. Molto carina, così. Poi, questa... Che bello, topolino. Allora, sì, questo ho preso tutto un abbondante di misure perché lui è 55 cm, però ce l'ha tutto piccolo, non ne possiamo prendere, dobbiamo prendere più grande. Questa qua è troppo carina. Bella. Il topolino! Questa è una tutina tipo per dormire, sì, perché comunque, vedi, comunque è calda, però non tantissimo, tipo con questo non lo farei dormire, no, perché... Suda. Cioè, sì, sotto le coperte suda, o solo con questo, senza coperte, invece questo qua... Il letto è perfetto. Che bello. Amore, troppo carino. Di poi passiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, adesso apriamo un negozio da bambino. Allora, questo. Questo è un completino, guarda amore, che di bello. Winnie the Pooh, è troppo bello. Allora c'è il budino. Bello. Di Winnie the Pooh, che poi tra l'altro di mesi questo 68 l'ho preso abbondante, così ce lo possiamo mettere. C'è il cappellino con le orecchiettine e c'è il pantalone. Bello. È troppo carino. Ti piace? Sì. Questo mi ha colpito troppo. Bello. Quando l'ho visto, ho detto no, volevo prendere. Ok, poi questo qua. Adesso ne apriamo tutto perché tanto dobbiamo lavarli, giusto? Quindi sì, comunque vanno aperti, tolte le etichette, lavati e poi glieli mettiamo addosso. Ah, questi qua sono i bodini che cercavamo noi. Perché vi spiego, ragazzi, praticamente questi bodini, questi non si aprono, pensavo erano quelli che si aprono, però sono a maniche lunghe. Allora, di topolino, che bella, ci manca la testa, se hai la sua testa metterla. Questa è così, questa sono vari motivi, questa qua è carinissima. Bello. Che noi avevamo una di topolino che non gli va più, che era piccolina. Bravo. Adesso ne abbiamo tante, questa è la più bella. Che bella. Poi queste qua le calzamaglie. Sì, queste sono le calzamaglie che servono perché comunque, anche se sono un po' grandi, vabbè. Le mettiamo tipo a gennaio e magari... Ah, questo, cioè io ho fatto l'ordine per questo, amore, devi sapere, perché una ragazza mi ha mandato il link, mi fate sempre spendere soldi, sì, ragazze. Sì, leoncino. Sì, praticamente, ma questa qua è la cosa che io dovevo comprare, ho comprato tutta questa roba. Allora, questa qua è di del Re Leone, You and Me, troppo carina. Mi piace? Che c'ha poi bottoncini e dietro c'ha, vedi? I gatti, cioè i cannellini, i leoncini davanti e dietro, e viene a completo con questo.
Proprio una tutina. Ti piace? Bravo. Bella, eh? Poi? Poi? Prossimo articolo. Prossimo. Questo. Cos'è questo? Allora, questi qua sono i bodini che piacciono a noi. Cioè quelli che si aprono. Vedi? Però gliel'ho presi grandi. Alzali. Sono 68 centimetri. Una voletta. Sì, che si aprono e che sono comodissimi così. Perché quelli che si infilano per la testa sono scomodissimi, mamma mia. Invece questi sono comodissimi. Poi ancora una cosa di Topolino, vediamo che cos'è. Vediamo, un altro pigiamino. Questa è la tutina. Guarda che carina. Bella. Mi piace, sono fissata con Topolino e Rilevone. Troppo carina questa qua. Bella calda. Sì, sì. Dentro comunque è calda, vedi? Felpata. E poi sotto ci puoi mettere un maglioncino, cosa ancora più caldo. Cos'altro c'è? Ci sono questi altri due pacchettini. Ah, che sono? No, queste sono le calze di Natale. Ah, che bello. Guarda. Vediamo. Allora, queste sono rosse così. Queste sono più piccoline. 62-63. Questo bene. Gliela possiamo mettere. E questa con l'orsetto Babbo Natale. E questa è sempre una calza di Natale, però con la rennina. Ah, brava. Vediamo. Belle, eh? Bene. Questi sono gli acquisti che adesso dobbiamo andare a lavare. Brava. Ti sta svegliando. Buonanotte. Arrivano i mostri. Ragazze, lasciate tanti like. Ci vediamo giovedì con un altro vlog di Natale. Vi aspetto. Forse si è riaddormentato. Sentite quei pugnetti, amore. Amore mio, quando ci bello.